Scendono in campo allo stadio di Gaeta, la Mistral, la città di Gaeta, lo Scalambra Serrone per una gara importante per quanto riguarda la parte medio-bassa della classifica. La battuta al centro, ancora la chance, secondo palo, ottima l'uscita del portiere che smanaccia il pallone dell'arrivo dell'esterno. A buon gioco Terenzi che però scivola, Fanelli, gran gol! E vabbè, questo è un colpo che Fanelli ha nelle sue corde e riesce con un bel pallonetto a pescare il secondo palo sulla sinistra di Damizia che... per Siniscalchi, Siniscalchi prova ad andare fino in fondo, la mette dentro, grande conclusione. Squadra poi in casa, credo. Stata attenzione alla conclusione, c'è il gol proprio sulle parole di Marco Pepe della Mistral che mette a segno la rete del 2-0, mi sembra di Trocchio l'autore della rete. La palla a tagliare lunga per Siniscalchi, il tocco di Siniscalchi, palla che va verso la rete, la salva con un intervento sulla linea di porta Colavecchi, sa che ci prova ancora con Di Trocchio che anticipa il portiere, il tiro e stavolta non c'è nulla da fare neanche per Colavecchi che pure era andato a cercare di ripetere la prodezza che gli era riuscita sull'azione precedente Di Trocchio. Morbido per Siniscalchi, bella la palla per Di Trocchio e vedi che Stefano Di Florio, Stefano Di Florio, come ti ho detto, avrebbe avuto sicuramente la chance per portare il risultato sul 4-0. Antonio, del portiere fuori porta, prova a pescarlo, fa bene Parasmo perché c'era la possibilità di tirare. Il giovane della Mistral va verso la porta, mette palla dietro, ancora una traversa clamorosa. Uno a cui appoggiare deve andare da solo, prova Parasmo l'iniziativa personale, puntata e gol! Bellissimo. Il tiro di punta che in quella circostanza sicuramente andava fatto per accorciare la distanza dal pallone, è stato bravo Parasmo con questa conclusione da calcetto. Va Bernisi sul settore di destra, mette palla al centro e Parasmo infila il pallone sotto la traversa proprio su un'uscita a vuoto del portiere. Sì, serviva la vittoria perché venivamo da una sconfitta di domenica a Terracina, la classifica non ci permetteva altri risultati. Mi è piaciuto il primo tempo della squadra dove non ha preso la partita sotto gamba come poteva succedere in queste situazioni. Abbiamo inserito questi ragazzi nuovi, hanno dimostrato che possono fare questa categoria tranquillamente e quindi da adesso in poi speriamo di riaggiustare la squadra e quindi risalire un po' la classifica perché dai componenti della rosa non, penso che non è questo la classifica che deve avere questa squadra.